Amici di Fanta, passiamo qui a darvi la nostra top 11 per la 22esima giornata di Serie A. In porta mettiamo Michele Di Gregorio, che in Monza Sassuolo torna tra i pali del Monza e può fare sicuramente la differenza contro una squadra, il Sassuolo, a cui mancherà il miglior attaccante, Domenico Berardi, a cui facciamo i nostri in bocca al lupo per l'operazione al menisco. In difesa, due certezze, Cambiaso e Buongiorno. Cambiaso, che sta facendo benissimo ovunque Allegra lo mette contro gli avversari, quindi se gioca esterno sinistro, esterno destra o anche interno di centrocampo, quindi va assolutamente messo Andrea Cambiaso, come va messo anche Buongiorno, perché i duelli con Petagna saranno tanti e molti li vincerà. E poi due sorprese: la prima è Kyriakopoulos, ex di turno contro il Sassuolo, pronto a dare qualche dispiacere agli ex compagni, e poi Spence, che con la sua velocità può spezzare in due la difesa del Lecce, e quindi potrebbe essere la sorpresa di giornata. Centrocampo, ci affidiamo ancora a El Shaarawy, come farà anche Daniele De Rossi, che si affiderà al Faraone, che dovrà fare qualcosa di più, diciamoci la verità, rispetto ai due assist forniti contro il Verona. Tutta la Roma dovrà fare qualcosa di più a Salerno se vorrà vincere. Ci affidiamo ancora a Darouy, che è sulla tre quarti del Frosinone, può fare la differenza in uno scontro diretto per la salvezza, quello contro il Verona. Verona, che ricordiamo, è sicuramente ancora in costruzione. E poi ancora Luis Alberto, lui che nei big match tende ad esaltarsi, l'ha fatto anche all'andata. Non vedo perché non possa esaltarsi contro il Napoli nelle tra le mura amiche. Lì davanti, due certezze assolute: Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Provate a toglierli, giocatori che stanno segnando con continuità, spesso e volentieri prendono anche ottimi voti. E poi Matheus Henry, il Verona un gol dovrà farlo e sicuramente potrebbe farlo il suo centravanti. Bene ragazzi, grazie per seguirci sui nostri YouTube, seguiteci sui nostri social e ovviamente scaricate l'app di FantaPass e giocate con noi.